Dario Brioschi, non dovresti essere al lavoro? Sono al lavoro. Un attimo di relax. Siamo sul set del video Una canzone per te, il nuovo singolo di Dario Brioschi. Cosa ti ha portato a venire proprio qua in Sardegna a girare questo video, visto che tu arrivi dalla Brianza, più precisamente da Monza? Sicuramente il fatto di poter fare delle riprese solari, avevamo esigenze di riprese solari senza nebbie, senza grigiori, senza piogge che in questo periodo probabilmente differenziano le due regioni, e quindi ci siamo buttati. La produzione ha pensato di creare una location in un meraviglioso posto che è in Sardegna, quindi non potevamo... Specifichiamo che siamo nel sud della Sardegna, nel Cagliaritano, più precisamente nel comune di... Vediamo se lo sai dove ti trovi, nel comune di... Io mi trovo in un bellissimo luogo, blindato, con le, vedi, le bodyguard che ci sono all'ingresso, quindi non so... Dopo il palmo del mio naso cosa ci sia, non ti so dire. Ti hanno portato qua bendato, quasi bendato. Un rapimento hanno fatto. Però saprai sicuramente di cosa parla questo video, di cosa si tratta. Sicuramente, cioè, questo video naturalmente abbiamo detto, vabbè, video solare, video con esigenze di una location chiamiamola marittima, parla di una persona che dice, cito un po' di testo, non lo cito neanche, no, facciamo un riassunto delle puntate precedenti, per cui questa persona dice a un'altra, tu mi piaci, in tutti i modi cerca di far capire che gli piace, sia con dei luoghi romantici, sia con dei luoghi, con delle parole anche un po' buttate lì alla rinfusa, perché il testo è nato anche sotto un punto di vista di litigando col vocabolario alcune volte. Ci vuoi rendere partecipi, un pochino andando a ritroso, della tua carriera artistica? Dunque, nel 1927 nasce mia mamma, esattamente l'8 dicembre, dopodiché all'età di 29 anni, dopo 9 anni di fidanzamento, devo stringere? Mi sa di sì, mi sa che non ci siamo coi tempi. All'età di penso 9-10 anni, come regalo mi hanno regalato una chitarra, i miei volevano che studiassi pianoforte, però io quei 20, tutti questi tasti davanti non ci trovavo, preferivo le 6 corde, così che ho iniziato a strimpellare come fanno tutti. Dopodiché, sai, allora si andava ancora sulla riviera romagnola, Adriatico, e quindi in spiaggia ci si trovava tra ragazzi e ragazze con la chitarra e via dicendo, prima che giungessero i mangianassi oppure i mangiadischi, tutte queste cose qui, si passavano le serate così, diventavi un po' il trainer dell'estate, facevi il tuo disco per un'estate da solo, lo creavi. Come tanti altri, ho iniziato come autodidatta, poi vabbè, un po' di liceo musicale e via specializzandoci sempre di più, sempre però col discorso chitarra. Adesso strimpello un po' quasi tutti gli strumenti, perché la musica in fondo è fatta di 7 note, però diciamo lo strumento base
E poi hai iniziato a scrivere dei brani. I brani sono venuti in conseguenza, dunque ti spiego una cosa, ci sono vari modi di comporre una canzone, io sono rimasto forse ancora ai vecchi tempi, scrivo la musica, provo una musica, scrivo una musica, dopodiché ci metto un testo e da lì può nascere una canzone oppure può essere cestinata anche dopo pochi minuti, bisogna vedere. In genere va a finire in una cartellina nel cassetto e rimane lì, magari anche incompleta. E poi ho iniziato sì a scrivere delle canzoni. Hai scritto molti brani? Diciamo, scritti tra in tutto credo 200 brani, che poi siano nel cassetto, siano stati pubblicati, siano ancora in fase di collocazione. E quanti di questi brani poi sono diventati famosi? Alcuni sono diventati famosi, alcuni sono diventeranno famosi, non lo spero, alcuni rimarranno nel cassetto. Quelli diventati famosi ce ne sono, chiaramente non faccio nomi e cognomi visto che il nome dell'autore rimane sempre dietro le quinte. Se qualcuno vorrà scoprire che brano ho scritto dovrà andare a leggere sotto l'etichetta dei dischi, sotto l'etichetta delle copertine musica 7, oppure ancora adesso nel CD. Perché il brano di chi è? Di chi lo scrive o di chi lo canta? Secondo me il cantante, l'interprete è bravo perché sa interpretare bene, sa fare suo il brano che ha scritto un autore, però il cervello, diciamo, quello che è la mente che ha creato, che è il creativo di questa situazione, penso sia l'autore. Poi se ci azzecchi, bravo interprete come cantante, diventa anche successo. Se l'autore, intanto se l'autore non è di grande valore, una casa discografica magari non lo considera neanche, deve apprendere le gare. Tu hai lavorato molto all'estero? Ho fatto lavori, cioè fatto, diciamo, chiamiamoli tour in grosse nazioni. Ho avuto un intervallo di una decina, quindicina d'anni in cui ho fatto conduttore radiofonico. Erano i periodi praticamente il gruppo o le, diciamo, i locali dove si esibivano i gruppi stavano un po' sparendo per dar spazio a queste discoteche, a questa disco music, quindi cavallo con gli anni 70, 80, arrivare agli anni 90. E anch'io ho dovuto adeguare un attimino per portare a casa la pagnotta, come si dice, ho dovuto adeguarmi alle richieste del momento. Quindi nonostante privatamente continuassi a comporre, a suonare, però ero anche conduttore radiofonico, conduttore di alcuni programmi televisivi sempre inerenti a discorsi musicali, comunque ho sempre fatto tutto inerente a discorsi musicali. Tornando invece alle tue composizioni, ai tuoi brani, hanno mai partecipato a qualche importante festival canoro? Hanno partecipato a manifestazioni importanti. Sono state anche dimenticate, come succede in tutte le manifestazioni, cioè tante volte passa la meteora per quel momento di... è un'arma a doppio taglio la manifestazione, cioè, tanti, ripeto, arma a doppio taglio perché tanti pur partecipando sono passati come delle meteore e non hanno fatto successo, tanti partecipando sia a una manifestazione per voci nuove, che adesso ce ne sono tantissime, prima invece ce n'era una sola, quindi, famosissima, non ti dico quale. E quindi poi il passaggio era quasi diretto ad arrivare all'altra manifestazione importante italiana.
Io ti voglio subito bloccare, mi devi togliere una curiosità, perché sei così misterioso? Non ci dici niente, nulla, un titolo. Te l'ho detto, perché del mio passato non rinnego niente, ma non voglio ricordare anche niente, perché mi fa sentire avanti con l'età. Quindi prendiamo questo fattore, quello che è stato, quello che è successo, non può, diciamo, riemergere successivamente, a meno che qualcuno, non so, come hanno fatto con tanti brani, da Marina, 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 a che ne so, a Tu vuoi fare l'americano, c'è qualche disgiochi che si produce anche e fanno la versione da discoteca, e allora lì può riemergere il brano, capisci? Io ci ho provato. Ci ho provato non con un mio brano, ci ho provato con un brano di Lucio Battisti, cioè a rendere, ho reso praticamente, che allora non si faceva con i campionatori che ci sono adesso, si faceva ancora con i nastri e con i dischi manualmente, ho reso con il nastro rosa, l'ho resa come brano la disco music. Cioè, perché tu non hai ancora detto che sei anche un bravissimo DJ? Sì, beh, ne avevo accennato prima, era legato al fatto di conduzioni televisive, conduzioni radiofoniche e chiaramente DJ in discoteca, perché in quel momento erano discoteche e i gruppi non, dovevano rintanarsi in quei 3-4 locali a loro destinati. Però c'è stato questo boom, diciamo, della discoteca in quegli anni lì. Io adesso l'età non te la chiedo, te la volevo chiedere, ma visto che non vuoi renderti conto di quanti anni hai, per quanto poi io credo che la tua sia una bellissima età e sei ancora giovanissimo. Certo, sarebbe stato meglio se non allungavano l'età pensionabile, comunque, ma io sarò uno dei tanti che rincorrerà la pensione, anche perché quando sarò vicino al traguardo un'altra volta la sposteranno più avanti. Motivo in più per vivere più a lungo. Motivo in più per continuare a lavorare. Così non ci si annoia. Questa protagonista, parlacene un po', l'ho vista più volte nel tuo video, come mai sempre lei? Allora diciamo che questa protagonista è stata catturata in modo abbastanza aggressivo, nel senso. Io avevo questo brano e contattando questa, che poi è diventata la protagonista degli altri video e anche di questo video, io ho chiesto, te la sentiresti di recitare, di fare video, di recitare in questo, con questa base musicale, con questo brano musicale? Ma non lo so, perché io non è la mia professione, non sono molto brava, non sono una professionista, una cosa o l'altra, e comunque dopo ho avuto un grande successo e quindi a questo punto squadra vincente non si cambia e si continua. Dopo chiaramente ho fatto un cast numeroso, anche ogni video facciamo sempre un cast numeroso per poter scegliere. Il problema è che si presenta sempre lei, allora ha preso gusto e si mette sempre in prima, cioè arriva prima in prima fila, quindi dice, beh, già tu sei già cosa bisogna fare, hai già lavorato con noi. Ma è l'ultima scelta che spetta a te? L'ultima scelta, sì, beh, chiaramente spetta. L'ultima scelta aspetta non solamente a me, ma anche alla coprotagonista, perché se si sente coinvolta nel video allora è una brava attrice, altrimenti potrebbe anche darsi che rifiuti di non partecipare, ma di abbreviare le sue apparizioni nelle scene. Cosa che invece non è, perché prevale quasi in tutte, quindi vedo che si è molto a suo agio, allora proseguo questa collaborazione. Sei già stato in Sardegna? Sono già stato, ci sono stato per una decina d'anni, dall'85 al 95, come in un
in un'equipe di animatori, io ero l'addetto del piano bar, non a servire i tavoli, ma sì, non c'era ancora karaoke, per cui non poco distanti da questi luoghi comunque. Allora, progetti futuri, prima di salutarci. Come di salutarci, progetti futuri, ho già accennato, sto lavorando a una nuova musica con una collaborazione questa volta estera, quindi ci sarà un arrangiatore con un arrangiatore di un certo spessore, e speriamo che tutto funzioni come deve funzionare, quindi poi proseguiremo anche con la parte probabilmente video, sempre ammesso che la coprotagonista sia ancora disponibile a recitare questa nuova, perché in questa nuova fase abbiamo già realizzato 2-3 video e stiamo proseguendo con gli altri brani per arrivare a formare poi quello che sarà probabilmente l'album. Quindi ci stiamo lavorando singolo alla volta e poi verrà raggruppato tutto, e video chiaramente per ogni singolo, poi verrà raggruppato in un album. Bene, allora noi in attesa di conoscere i tuoi prossimi progetti ti salutiamo tutti, ti saluto ringraziandoti per la tua disponibilità. Ringrazio la vostra regione di avermi ospitato in questo periodo, ringrazio te per aver fatto questa intervista, e poi noi ci vediamo sull'altra location che stanno addobbando, stanno preparando per il proseguo del video. Va benissimo. Okay. Allora, prestissimo. Buon tutto. Buon tutto anche a te. Ciao. Ciao a tutti.